Allora, eccoci qui, benvenuto al Presidente del Partito Democratico Matteo Orfini, buonasera, benvenuto Orfini. Sempre con noi Marco da Milano e ci ha raggiunto Peter Gomez, direttore del Fatto Quotidiano. Allora, siccome lo abbiamo evocato prima e cominciamo parlando del Partito Democratico e poi dobbiamo capire quando diavolo e se diavolo si vota, caro Orfini, prima però io voglio farle ascoltare Sergio Staino. Sì. Sappiamo che c'è una crisi profonda dell'unità, si parla di licenziamenti a breve, insomma speriamo che la situazione si risolva, comunque c'è uno stato di crisi e Sergio Staino era stato scelto alla direzione dell'unità proprio dal Partito Democratico, proprio dal segretario Matteo Renzi e oggi Francesca Nava è andato a intervistarlo, sentiamo che cosa dice. Io mi sono trovato solo come proprietà, perché questi non mi hanno più parlato da un mese a questa parte su che intenzione avevano rispetto alle trattative che portavamo avanti e soprattutto solo da parte del partito, cioè io non ho avuto mai un incontro col partito. Allora io sono un po' arrabbiato con Renzi. E da quant'è che non si fa sentire Renzi? Tanto. Cioè voi l'avete invitato anche al giornale? Certo, e poi niente, rinvia, rinvia, e poi non è venuto, è andato da Cani e Porci, è andato ovunque, è andato anche a QN, lo capisco che ha dei lettori del centrodestra che deve conquistare, però un aiuto all'unità, insomma, io non lo so, siamo il suo giornale o non siamo, un confronto, un'idea. C'è un disegno grosso da fare oggi in Italia, che l'ha riconosciuto finalmente anche lui, che è il discorso del partito, cioè il PD non può andare in nessuna parte se non riaggancia un livello di partecipazione popolare nei territori. Noi non possiamo lasciare i territori in mano ai grillini, nella peggiore delle ipotesi, o in mano alla Caritas nella migliore delle ipotesi. C'è bisogno che sia presente la sinistra in questi territori. Chi l'organizza questa sinistra? I circoli sono chiusi, non c'è più un'organizzazione di partito. Hai un giornale, parti dal giornale. Lui ha abbandonato questo partito, lo ha abbandonato. Io credo che Renzi non sappia nemmeno cos'è un partito, insomma la sua storia personale viene da tutt'altre cose, insomma non si sa nemmeno come si organizza un partito. Lui ha pensato che fare una serie di comitati elettorali fosse sufficiente, non è quello fare un partito, ma nel momento in cui ha aperto il giornale, nel momento in cui chiama me a dirigere questo giornale, io non sono una persona qualunque, lui me l'ha detto in modo scherzoso, ma l'ha detto, tu sei un brand, sì è vero, ma allora se tu mi dai questo non mi puoi abbandonare, mi devi aiutare in questa situazione, l'aspetto finanziario è il minimo, è l'aspetto politico che mi manca far sentire ai compagni che il giornale legato all'area di sinistra che fa capo al PD è l'unità, e allora devi essere presente con me, mi devi invitare alla Leopoldo e non lasciarmi fuori dalla porta come hanno fatto. Penso che in questa situazione di caos che attraversa il PD se ne avvantaggi Gentiloni, no? Io credo che ormai sarà molto difficile che Renzi, come dice, riesca entro giugno ad andare ad elezioni. Penso che cosa succederà secondo lei? Che cosa? La cosa che più temo, devo dire, in questa situazione è che si saldi una linea democristiana ben precisa, insomma Mattarella, Gentiloni e forse Franceschini al partito, e così rifacciamo la DC e non saremo incastrati lì dentro, no? Quanto si sentirà comodo su questa poltrona? Chi? Gentiloni? Ma sei come Andreotti, ce lo teniamo 50 anni, uno un po' fuori, un po' dentro, un po' fuori, un po' dentro, come è stato il grande Giulio. E questo è il grande Sergio Staino che lancia un'accusa durissima al partito e è un'accusa che arriva da uno che insomma aveva detto che Bersani doveva essere mandato in Siberia, non era uno che era stato tenero, diciamo, con gli avversari di Renzi, con quelli che criticavano Renzi. Matteo Orfini è presidente di quel partito, vorrei che lei rispondesse a Sergio Staino. Ma intanto voglio dirgli che come lui sa, gli voglio bene ai giornalisti dell'Unità e faremo di tutto per evitare soluzioni drammatiche per la vita di tanti lavoratori. Ovviamente non sono d'accordo perché questa è una vicenda che ha una storia lunga, tanto questo gruppo dirigente è quello che ha riaperto l'Unità, l'ha riportata nelle edicole, quindi non è vero che non eravamo interessati, nessuno ci obbligava, l'abbiamo fatto perché crediamo sia
importante che l'Unità esca, siamo affezionati e orgogliosi di quella testata e vogliamo che continui a stare nelle edicole. Ci abbiamo messo delle risorse nella povertà del nostro partito, che non è che ne ha tante, abbiamo costruito un'operazione trovando dei soci privati che oggi hanno l'80% dell'Unità. L'Unità non è del PD, per essere chiari, noi abbiamo una quota di minoranza. Quando Sergio è diventato direttore, su richiesta di Renzi, ha voluto un condirettore espressione più politica e c'è un parlamentare del Partito Democratico, Andrea Romano, che accogliendo questa richiesta ha garantito un collegamento diretto con i nostri gruppi parlamentari, col partito quotidiano e quindi c'è stato questo intervento. Oggi, di fronte a una scelta che noi non condividiamo da parte del socio di maggioranza dell'Unità di avviare procedure di licenziamenti indiscriminati, c'è un dato vero, l'Unità non vende tanto, tutti quelli che ogni volta che c'è una crisi se la comprano è meglio. Ma questa è la questione Unità, ma Sergio Steno accusa, mette in accusa il partito. Adesso ci arriviamo, però diamo anche tranquillità all'Unità, noi oggi abbiamo fatto una riunione. Qual è la tranquillità? Noi oggi abbiamo fatto una riunione col socio privato, abbiamo dato la nostra disponibilità del PD a ricapitalizzare la propria quota parte. Cioè a Pessina. A Pessina. Il socio privato per ora si è rifiutato di fare la sua parte, ci e siamo voi soldi dati ce li mettete? Noi abbiamo già detto che ce li mettiamo la nostra parte, ovviamente quello che spetta a noi, e ci siamo dati appuntamento per 2 settimane per continuare questa discussione, abbiamo spiegato che per noi è inaccettabile la strategia. Il partito. Noi è del tutto evidente che abbiamo bisogno di mettere mano alla riorganizzazione del Partito Democratico. È il tema dei prossimi mesi, un tema che diciamo alcuni di noi, io per primo, hanno segnalato in più di un'occasione in questi mesi, in questi anni. Noi abbiamo ereditato un partito che non era in grande spolvero, lo dico con un po' di autocritica personale che devo fare. Io ero in segreteria con Bersani, noi avevamo vinto il congresso contro Franceschini dicendo rifacciamo il partito e non l'abbiamo fatto. Renzi ha ereditato questo partito, è andato quasi subito a Palazzo Chigi e questo ha prodotto evidentemente un contraccolpo. Ora noi abbiamo il tema di come diamo a questo paese un'organizzazione più moderna, più forte e radicata. Spesso il PD in alcune parti del paese funziona benissimo, in altre è una somma di nota bilati. Non siete accanto alle persone, non siete dentro nelle piazze, non siete di discussione, no? Siete distanti dalle persone. In alcune realtà è assolutamente vero. Secondo lei Renzi ha accentuato questa tendenza? Ma questa è una tendenza storica, noi siamo anni che è un partito che si occupa prevalentemente dell'organizzazione della discussione interna. Peter Gomez, cioè noi ci occupiamo di discutere tra di noi e questo non basta. Che effetto ti fa sentire il direttore dell'Unità fare questa accusa così dura a Matteo Renzi? Beh, al di là della simpatia e della solidarietà a qualsiasi lavoratore che rischia di perdere il posto, queste accuse le poteva fare prima. Perché adesso il giornale chiude, ma la situazione non è così. Il giornale corre il rischio di chiudere. Però la situazione del partito, che lui descrive secondo me in maniera corretta, era una situazione nota da mesi. E se un giornale, anche di partito, non svolge una funzione fortemente critica rispetto a quella realtà che vede, un giornale non ha più senso di esistere, perché sennò diventa solo un organo di propaganda. E questo è un punto importante per chi fa. L'altro punto è la riflessione che faccio su Renzi. Secondo me la grandezza di un leader non si vede nella vittoria, ma si vede nella sconfitta. Quando Renzi è stato sconfitto, ha avuto un momento in cui a me è sembrato, io che non avevo una particolare vicinanza politica nei suoi confronti, grande, suo discorso a mezzanotte, eccetera. Poi, però, Renzi, secondo me, ha mancato di un coraggio straordinario. Ha dimenticato di avere 41 anni, ha dimenticato di avere tutta la vita di fronte a sé e ha dimenticato che quello era il momento di mantenere la promessa completamente. Aveva detto agli italiani, io lascio la politica come la Boschi. E perché sarebbe stato giusto farlo? Uno, perché è giusto rispettare la parola data nei confronti degli elettori. Ma due, perché Renzi aveva guadagnato nel tempo un problema di credibilità personale rispetto a tante cose che aveva promesso e poi era successo il contrario. Se lui avesse mantenuto quella promessa, secondo me, avrebbe avuto modo di recuperarla e avendo 41 anni io penso che in quel partito prima o poi qualcuno sarebbe andato in ginocchio a chiedergli per favore torna da noi. Poi, Questo penso che sarebbe successo. Ecco, poi voglio dare la parola a Marco da Milano. Invece, continuo io, diciamo, quello che sta dicendo Peter, non solo non si è fatto da parte, ma la sensazione è che spinga sempre più, diciamo, per andare a votare, che quindi in qualche modo
tolga forza al governo in carica. Ho sentito oggi Pierluigi Bersani, da Bianca Berlinguer, dire la seguente frase: sento un'aria da stai sereno Gentiloni, che è una frase pesantuccia. Ricordiamoci che stai sereno, lo aveva detto Enrico Letta Renzi, un momento prima di farlo cadere. Sì, ci sono queste condizioni. Anche un po' di cattivo gusto nel momento in cui Gentiloni è in ospedale, se la poteva risparmiare la frase per Luigi Bersani. Comunque, passiamo sopra al cattivo gusto. Ma c'è, anche lei ha parlato di elezioni da fare prima possibile, ma è vostro il Presidente del Consiglio, ma non c'è un è vostra la maggioranza. Questo governo governa oppure no? Questo governo deve governare, nostra la maggioranza, perché nel momento in cui Renzi si è dimesso, assumendosi la responsabilità della sconfitta, io penso che la frase che citava Gomez, l'ho detto privatamente e pubblicamente a Renzi, sia stato un errore dirla, ma non perché un fatto, cioè un leader politico è leader di una comunità, non decide lui se se ne va, come non decide lui se resta, rappresenta milioni di persone e sta a noi tutti insieme decidere se Renzi rimane in politica o no, perché rappresenta anche me e anche milioni di elettori che gli chiedono in questo momento di rimanere. Dopodiché noi, quando Renzi si è dimesso, abbiamo fatto una proposta a tutte le forze politiche. Politicamente la legislatura è finita, perché questa legislatura nasce con l'impegno assunto di fronte a Napolitano a fare le riforme costituzionali e la legge elettorale. Questo impegno ha reso possibile fare un governo con forze alternative. Io sto al governo con Alfano, non è che mi piace, sono stato al governo con Berlusconi, mi piaceva ancora meno. Questo è possibile perché le riforme si fanno insieme. Nel momento in cui fallisce per scelta degli elettori il percorso di riforme, finisce l'impegno che noi abbiamo. Non c'ha più senso. Capito, ma fatela subito sta legge elettorale, no? Esatto, ma fatela prima, bravo, di aspettare la Corte Costituzionale. Bravissimo, ma c'ha ragione, ma io cosa ho proposto? Quando lei ha citato una mia dichiarazione, una mia intervista, io ho fatto questo. Abbiamo dato vita a un governo, abbiamo chiesto di farlo anche con gli altri, ci hanno detto di no, abbiamo quindi replicato la maggioranza e un minuto dopo io ho fatto un'intervista, una serie di interviste, dicendo: cari amici del Parlamento, delle altre forze politiche, non aspettiamo la consulta, sediamoci a discutere tra forze politiche di quale legge portiamo in Parlamento. Noi facciamo una proposta, il Mattarellum, che ha il nome del Presidente della Repubblica, peraltro, però discutiamone subito senza aspettare la consulta. Qual è il problema? Che ci hanno detto tutti di no, hanno detto che attaccavo il Presidente della Repubblica mentre mi applicavo. Allora, però, questo lo dico anche in riferimento alle cose che diceva prima D'Agostino, cioè noi siamo quelli che stanno cercando di votare prima di ottobre. Sì, però io qui vedo una contraddizione, perché non è che non è successo niente, c'è stato questo 4 dicembre, c'è stato un voto della società italiana, questi 20 milioni di elettori, Renzi ha fatto un'analisi della sconfitta durante l'assemblea del PD di dicembre. Un'analisi, diciamo, molto legata alla comunicazione, cioè non abbiamo saputo parlare con i giovani, non abbiamo saputo parlare in rete, che già sono autocritiche piuttosto pesanti per un leader quarantenne che ha fatto di Twitter e della disintermediazione il suo tratto distintivo. Però forse la cosa va portata un po' più in profondità, cioè lei è da 2 anni commissario di un partito che è sparito letteralmente dalle periferie di Roma. Non solo dalle periferie. Adesso c'è tornato. Beh, ok, però avete perso 80-20 non contro Margaret Thatcher o Golda Meir, contro Virginia Raggi. A me lo dici. Lo so bene. Si è riandati a votare il 4 dicembre, il risultato uguale, 70-30. 60-40. Ah, vabbè, grandi soddisfazioni. No, però, grandi sono 13 punti in più. Diciamo che avete riperso in tutti i quartieri di Roma, tranne il centro storico e i Parioli, quindi una beffa assoluta per un partito di sinistra. Allora, la domanda è, se lei dice no, ma noi dobbiamo fare un partito, dobbiamo radicarci, allora voi questo partito lo potete fare in 3 settimane con una legge elettorale qualunque pur di andare a votare? Perché poi una legge elettorale definisce anche un modello di società, un conto della proporzionale, un conto del maggioritario. Allora, lei pensa che il valore, l'obiettivo assoluto in sé sia andare a votare comunque, qualunque, con qualunque legge elettorale, come sembra suggerire Renzi molto spesso, oppure pensa, no, dice Renzi, no, aspetta un attimo, prendiamoci 6 mesi per fare quello che non abbiamo fatto, perché il renzismo, la verità, è che nel PD non è mai nato. Il renzismo è stato un gruppo di amici che hanno preso Palazzo Chigi e abbiamo visto anche, adesso ci sono anche delle inchieste della magistratura, che al di là del fatto giudiziario... Diciamo anche che c'è stata un'inchiesta che è stata archiviata... Sì, ma io infatti stavo dicendo che al di là del fatto giudiziario,
fa vedere una commistione tra Luca Lotti, Marroni della Consip, altre sfere. Dell'inchiesta sulla Consip, insomma, quindi su degli nel partito tutti quelli che non erano renziani sono diventati renziani, non a partire da Matteo Orfini, che è un renziano, diciamo, della terza ora, però poi è diventato renziano anche lui. Ma c'è quello della prima, quello della seconda, quello della terza, quello della quarta, tutti questi non si sono posti. Sentiamo Orfini. Non si sono posti il problema di un modello organizzativo, di un progetto culturale e di una classe dirigente. Cioè dice dirigente. Adesso vi volete mettere a dire quali adesso regole volete costruire. Andare a votare bypassando questo problema, che è anche il problema del 4 Orfini. Dicembre. No, ma non è questo il punto. Intanto noi non è che possiamo piegare gli interessi del paese ai nostri tempi. Cioè questo è un paese che ha bisogno di essere... facendo. No, tutt'altro. Come no? Faremo è stato così bloccato se... il governo del paese per un anno sul bloccato. Referendum. Abbiamo governato, non è che è stato bloccato. È stato bloccato il dibattito politico. Il Presidente del Consiglio è stato mesi in campagna elettorale senza mettere piede a Palazzo Chigi. Ma il paese era pienamente governato e abbiamo fatto anche tante cose, quindi non è stato bloccato il governo. Però lei dice dedicatevi alla ricostruzione del partito prima di votare. Siccome io penso che non è che i cittadini italiani hanno come massimo interesse la ricostruzione del PD, ma che il paese venga governato, noi crediamo sia importante ritornare al voto il prima possibile per dare a questo paese un Parlamento nuovo, più in linea con la fase politica, e quindi cerchiamo di cambiare la legge elettorale, come da richiesta del Presidente della Repubblica, che dice servono due sistemi omogenei. Nel frattempo, mentre il Parlamento lavora a questo e anche a risolvere alcune emergenze politiche, sociali ed economiche, perché non è che si fa solo legge elettorale, sennò saremmo matti, mentre avviene questo noi lavoriamo a correggere gli errori del passato e a costruire un partito diverso, facendo tante cose. Lei ha citato il caso di Roma, io le potrei rispondere che ho preso un partito in cui nelle periferie non esisteva, oggi noi nelle periferie da due mesi apriamo i circoli per raccogliere le coperte per l'emergenza freddo, i bambini, i giochi usati, sì lei fa così, però giochi usati però da dare ai bambini poveri per la Befana, cioè un partito che ha riscoperto il tema della solidarietà, mentre prima discuteva del proprio ombelico, oggi in quei luoghi dove non c'è nulla ci sono presidi di solidarietà sociale nei nostri circoli. Io ne sono orgoglioso e penso sia diverso dal PD di due anni fa che a Roma faceva altro. Vabbè, comunque la legge è il Mattarellum. No, la nostra proposta è il Mattarellum. Cioè, no, ma è la legge qualunque, perché... È la legge qualunque. No, ma... noi abbiamo chiesto allora, tutti. Quali sono io i paletti? Io vorrei però capire una cosa, Orfini. Cosa lei si rimprovera personalmente come scelte politiche? Mi viene in mente una cosa, poi non mi ricordo cosa lei ha fatto, ma a me ha sorpreso molto. A un certo punto viene fatta la nuova legge elettorale, viene fatta una legge elettorale, come noto, solo per la Camera. L'Italia. Io quando la vedo dico, ma questi sono matti, perché se per caso il referendum va male, noi ci troviamo con due leggi elettorali diverse, era proprio l'ABC. Ma a voi nel partito non è venuto in mente a dirgli oh Matteo, ma stai sbarellando? Cioè come ma, mai guardi, queste cose risposta... non succedano? No, io ho votato l'Italicum, abbiamo avuto una discussione. No, io ce lo facevate per tutte le due camere, no, per una camera sì e una no. È stata una follia questa dottor cosa. Da Milano un proporzionalista convinto storicamente, ho votato Orfini, l'Italicum la mia per decidere è, i partiti. Io credo che anche però, alle persone sensate appariva una follia, perché era ovvio che un referendum può andare bene o male. E il problema, uno si diceva, se ci va male, rimaniamo con due leggi elettorali diverse. È stata una roba... Benissimo. Detto questo, è fallito il referendum costituzionale, il Senato oggi ha una legge. Ammette che è stato un errore non prevedere una legge elettorale che valesse anche per il Senato? Ma, nel non caso... ma no, perché politicamente tu non puoi prevedere né di fare la stessa legge Camera e Senato, perché il modello di produzione su cui si basano la costruzione delle leggi elettorali al Senato è diverso, perché il premio di maggioranza deve essere su base regionale. Ma che la potevate fare dopo il referendum la legge elettorale invece che prima, insomma, forse almeno uno. Però io onestamente questo a me non sembra un problema, perché se oggi vogliamo... ce l'abbiamo questo problema, però sì, ma risolvibile in due mesi. Cioè, non è che paralizza questo problema. Ho capito, ma lo dica anche quando invita. Io però ho una sensazione. Poi, per rispondere da Milano, qual è la legge elettorale? Noi abbiamo indicato, anche alcuni come me hanno superato le proprie convinzioni in questa discussione, un modello, che è il Mattarellum, che garantisce la maggioritario, governabilità, eccetera, eccetera. Ovviamente entriamo in questa discussione con la nostra posizione, avremmo voluto ascoltare subito senza perdere tempo le posizioni degli altri, lo faremo dopo la consulta perché questa è la richiesta.
ovviamente conta anche molto quello che fa la consulta. E ci sarà un momento in cui staccherete la spina al governo se gli altri fanno melina? Nel momento in cui ci saranno leggi elettorali omogenee, il che può anche, come dire, essere la derivazione della sentenza della consulta, nessuno di noi lo sa. Io una domanda secca. Oppure secca, può essere però figlio di un accordo in Parlamento, finisce la ragione se di questa. Se finisce con una legge elettorale che non produce una maggioranza, lei si troverà come partito costretto dai fatti a governare con gli eredi di Berlusconi o Berlusconi stesso ritorna. Lei rimane presidente del PD o non ci sta a non governare con Forza Italia e Berlusconi? No, ma guardi, ma io, a parte che ci faremo un congresso e non è detto che io sarò presidente del PD, lei. Ma io, no, appunto, dico, non è detto che lo sarò, ma io ovviamente sì, ma perché, diciamo, noi abbiamo prodotto... Quindi lei è disposto a governare sì, con Forza Italia? Non dimentichiamoci certo. Cosa è successo il 4 dicembre, cioè noi abbiamo presentato al Paese un impianto con una legge elettorale ipermaggioritaria per evitare questo rischio col ballottaggio. No, avevate detto che il referendum non c'entrava niente con la legge elettorale. Ho capito, però una riforma costituzionale, il mitico combinato di esposto. Rimaniamo perché il punto è importante. Nell'orizzonte di Matteo Orfini c'è un'alleanza con Forza Italia con una legge che lo permetta. No, sto dicendo un'altra cosa. Noi abbiamo perso un referendum ed è caduto un modello complessivo che in qualche modo era presentato al Paese. Poi noi avevamo detto di cambiare quella legge elettorale, in questo senso non c'era nesso. Io ho proposto in una commissione fatta al partito, ricorderete, cui sottoscritta anche da Cuperlo, un modello che comunque era maggioritario. Cioè non veniva meno l'impianto maggioritario, cioè era proporzionale con una correzione maggioritaria, quindi avresti saputo la notte delle elezioni chi vinceva. E questo non esiste questo più. Modello è stato sconfitto non da me, ma dagli elettori italiani, perché nel momento in cui fallisce il referendum e fallisce quell'impianto, è del tutto evidente che la spinta o il ritorno del proporzionale non è che la voglio io, che può pure piacermi, ma la vogliono gli elettori, perché questo sta producendo, però, come voi avete la domanda raccontato. Di Gomez che torna un modello proporzionale, ripeto Gomez, noi stiamo proponendo il Mattarellum, io ho proposto il modello greco, tedesco. Ma lei sente l'area di proporzionale? Sente area di proporzionale? No, leggo le agenzie in cui allora, Berlusconi, Grillo... La domanda di Gomez, lui l'ha fatta a lei perché lei è qui, ma se facciamola anche all'altro Matteo, a Matteo Renzi. No, ma io la faccio cioè, a Beppe Grillo. Esistono leader per tutte le stagioni? Cioè, se un leader ha detto, io voglio essere quello del maggioritario, quello che la notte si sa chi ha vinto, poi diventa... Il giorno dopo dice, vabbè, no, sono il leader della grande coalizione con dentro tutti, con l'accozzaglia. Un leader lega il suo destino politico a un progetto politico. Se il progetto politico viene sconfitto, se ne va. Non è che dice, divento il capo del progetto politico opposto. Ma ripeto, diciamo, noi stiamo facendo una proposta che va nella direzione opposta a quella che lei dice. Stiamo proponendo il Mattarellum. E la risposta domanda lei dovrebbe rivolgerla a Silvio Berlusconi, a Beppe Grillo che chiede il proporzionale. Vince le elezioni Grillo, con chi governa? Con Berlusconi? Con Salvini? Con me? Con la Meloni? È un tema che si porrà qualora non si cambia la legge elettorale. Allora vogliamo provare a cambiarla ma voi sareste no? favorevoli all'Italicum anche al Senato? Perché Grillo ovviamente sarebbe stracontento, ma voi ci stareste? No, allora, Grillo ha detto un'altra cosa, recepiamo le correzioni della consulta all'Italicum e stendiamola al sistema Senato. Con il ballottaggio. Se è l'unica soluzione per cambiare la legge elettorale, vediamo anche quali sono queste correzioni, evidentemente, ma siamo disponibili. Senta. Lo ha detto il vice segretario Guerini a ragionare. Allora ci sarà un referendum. Però non è che si può recepire un referendum che fa 60-40 e poi lamentarsi. Senta, se c'è il rischio che torni il proporzionale. Mi dica solo una cosa, lei è a favore dei voucher? In che senso? No, dei voucher, allora io penso che i voucher in alcuni casi hanno svolto una funzione positiva perché hanno prodotto l'emersione al lavoro nero, in alcuni altri casi diciamo hanno prodotto delle degenerazioni e quindi hanno in realtà o mascherato lavoro nero o prodotto sfruttamento. Noi che non abbiamo fatto i voucher fatti dal governo Prodi, liberalizzati da Monti e dal governo Letta, abbiamo posto un limite. Perché abbiamo costruito la tracciabilità dei voucher? Perché? Uno, per evitare lo sfruttamento, due, per verificare attraverso la tracciabilità, cosa che quando finisce il primo percorso di analisi, cioè tra poco, ci consentirà di verificare in quale settore il voucher è utile, perché fa emergere il lavoro nero, e in quale settore invece diventa mascheramento di qualcos'altro. Ma se andrà al referendum o lo disinnescate prima? No, il referendum non va disinnescato. Bisogna capire se sulla fronte, fatta questa analisi sui voucher, noi possiamo, come ci siamo impegnati a fare, lo ha fatto il governo, l'ha detto il PD in Parlamento,
Parlamento, correggiamo le degenerazioni, ma la lotta ideologica è vacera. Ho visto oggi la Camusso, so che ci sarà più tardi, dire vanno aboliti tout court, sono il male assoluto. Questo è sbagliato, perché l'uso dei voucher è servito in moltissimi settori a produrre l'emersione dal nero. Il doppio lavoro, cioè il lavoretto del pensionato, sì, certo. Prima era in nero, oggi c'è il voucher. Però adesso l'età media dei voucher si è molto abbassata, non stiamo passando del pensionato e neanche del lavoro agricolo, che è all'ultimo posto dell'utilizzo. Invece era nato per da Milano, però noi perché questo lo sappiamo? Perché abbiamo fatto la tracciabilità, quindi quando noi lo abbiamo ritoccato abbiamo detto tracciamo, verifichiamo e correggiamo gli errori, però dire via i voucher vuol dire viva il lavoro nero. Ecco, però le posso fare una domanda legando i due temi? Cioè, perché mi ha molto incuriosito in questi giorni la polemica che vedo sui social network contro il Movimento 5 Stelle da parte di Esco, anche il PD, che dicono quando c'è stata la storia della giuria popolare e altre cose del genere, si è detto il Movimento 5 Stelle è il movimento di quelli della rete che stanno lì atomizzati, che parlano solo tra se stessi, che credono alle news, alle fake news dei blog, noi siamo quelli dei corpi intermedi. Allora, io ho visto questa cosa e dico, uibò. Recuperano i corpi intermedi dopo che per 2-3 anni si è detto che i corpi intermedi, quindi i sindacati, le associazioni, mettiamoci dentro anche i giornali, mettiamo dentro i professoroni, mettiamo dentro tutti quelli che fanno mediazione, erano stati superati, e questo non l'ha detto Beppe Grillo. Questo non lo può dire a me, però, questo che come sa solo... Lo dico a lei perché lei è il presidente del PD. Che ha sempre difeso il ruolo dei corpi intermedi. Ma l'ha detto al suo segretario, al suo premier? Non solo, tante volte. Io quando sono intervenuto aula a sostegno della riforma, ho detto, bocciata agli italiani, che questa riforma aveva il merito di rimettere una riforma del lavoro che va nella direzione dell'atomizzazione, della solitudine, dei giovani lavoratori, sempre che trovino un lavoro... piuttosto che in direzione di un senso di comunità? Onestamente non mi pare, anzi rilancio e le prego di girare la proposta a Susanna Camusso. Io penso che noi in questo scorcio finale di legislatura dovremmo riprendere il tema della legge sulla rappresentanza sindacale, perché questo aiuta i corpi intermedi. Fare la legge sui partiti, articolo 49, cioè il mio disegno di legge. No, però la domanda era sul sindacato, era sui lavoratori. Io volevo c'entra col 4 dicembre. Cioè, io volevo chiederle... I lavoratori lasciati da soli. No, gliela chiarisco sui giovani. È chiaro che il 4 dicembre tutte le chi in particolare non vi ha votato sono i giovani, e quindi questo c'entra con la riforma. Che riflessione state facendo? Perché i giovani vi vedono e pensano il peggio del peggio, anche alla luce della riforma. Il segretario presidente più giovane, più giovanilista, che ha puntato tutto sul prete voto ai giovani. Siete giovani anche voi abbastanza. Non c'è dubbio, ma infatti questa è la cosa per me più dolorosa. Cioè noi siamo un gruppo dirigente che ha governato il paese del partito. Dire un errore concreto ma che avete fatto? Io penso che l'errore sia, molto politico, cioè l'idea che tu risolvi il tema della fatica nel voto giovanile, che è storico, c'era nel 2013 con Bersani, cioè da quando esiste il PD e sono 15 anni la sinistra non prende i voti dei giovani, con le politiche di sostegno alla categoria generazionale dei giovani, ma questo vale anche per le periferie. Cioè il tema non è esclusivamente correggere i voucher, fare la legge sul lavoro autonomo che va fatto, cioè non la prendi solo da qua. Il tema è che c'è un pezzo di questo paese che si sente escluso e che tu o includi con i corpi intermedi. Cioè io vorrei che questo benedetto partito che presiedo, e lo dico da anni, avesse come missione non quello di fare le politiche giuste, certo, anche questo, non quello di discutere di noi, vincere i congressi e diventare parlamentari o sindaci, ma quello di essere uno strumento che quel giovane che si sente escluso nella periferia povera di una grande città va in quel circolo e trova uno strumento di emancipazione, di costruzione di una battaglia, che trova un luogo dove la sua solitudine, la sua voglia di partecipare a un progetto di riscatto diventa qualcosa di collettivo e non di individuale. Oggi i partiti servono a questo? No. Il PD serve a questo? No. E questo produce il fatto che i giovani non votano noi, che in questo momento governiamo, ma generalmente non votano chi governa, e che poi alla fine o sono preda del populismo o vivono nella solitudine. Questo è il dramma della sinistra, ma è così. Vorrei andare avanti, poi Peter, lascio a te la domanda. C'è un'altra grande questione che secondo me agisce
diciamo, produce rabbia, risentimento e quindi sentimento avverso nei vostri confronti e nei confronti dell'ex primo ministro Renzi, è la questione delle banche. Sì. Allora, se tu ricostruisci alcune frasi storiche su MPS, scopri questo. Sentiamo questa brevissima scheda. Non c'è alcun rischio sistemico, non cambio le banche italiane con quelle di altri paesi. Monte dei Paschi di Siena, però, è una banca che oggi, io ho detto al Sole 24 Ore, oggi è un bel affare, ha attraversato vicissitudini pazzesche, ma oggi è una banca che è risanata. Su MPS aspettiamo il piano del mercato, lo Stato non interverrà. Qatar in pista, ma per 750 milioni. Il ministro Padoan, fiducia nell'efficacia del piano. Il mercato volta le spalle a Montepaschi. Il Qatar si sfila, l'intervento dello Stato. Scudo banche, sì a 20 miliardi di debito. Si tutela risparmio. Padoan alle camere, misura precauzionale. Allora Orfini, questa è un po' la cronistoria di un disastro però, di un disastro che era annunciato ma che è stato negato. Ecco, su questo c'è stata una sottovalutazione, non avete capito, non ha capito il Presidente del Consiglio che Monte dei Paschi era una bomba che stava per esplodere. Come si fa a dire investite è un buon affare e poi trovarsi oggi che il Monte dei Paschi è sull'orlo del fallimento, del crack? Ma intanto noi abbiamo agito all'interno delle regole che ci sono, quelle europee, che limitano la possibilità di azione. Abbiamo cercato di favorire, nei limiti del possibile della legge, una soluzione privata, cioè il tema era la ricapitalizzazione del Monte dei Paschi. Sia il Monte dei Paschi, il management nuovo del Monte dei Paschi, ha agito sul mercato cercando le risorse. Nel momento in cui questa operazione è fallita sul mercato è intervenuto lo Stato, non a tutela dei manager, ma a tutela dei risparmiatori. Certo. E quindi si è evitato il bail-in e si sono salvati i risparmi dei correntisti, perché quelli che dicono fatelo fallire, poi va addosso ai risparmiatori. Però se noi vogliamo fare caccia ai colpevoli, e la cronistoria non può partire dal 2015, perché qui voglio fare io una domanda a tutti voi, perché Monte dei Paschi in questo paese ha una storia. Oggi perché il Monte dei Paschi è in questa situazione di difficoltà? Per due ragioni, lo dicono le carte, perché sbagliò l'operazione di acquisto di Anton Veneta, pagandola uno sproposito, e perché fu gestito in modo piuttosto allegro nel modo in cui dava crediti. Esattamente. Questa cosa a chi, come da Milano, è un attento conoscitore della storia recente di questo paese, dovrebbe riportare la mente a una vicenda che ha avuto importanza nella storia di questo paese, Unipol BNL. Quando l'Unipol tentò la scalata della BNL e fu l'allora gruppo dirigente del mio partito, voi ricordate questo, Fassino. Sì, ma dovete ricordare anche l'altra parte, fu criminalizzato per aver politicamente dichiarato che quell'operazione faceva bene al paese e garantiva l'italianità. Allora, ricorderete, l'italianità era una bestemmia, oggi è sdoganata, per fortuna. In quegli anni il Monte dei Paschi di Siena, che era, diciamo, si era sfilato dall'operazione Unipol BNL, fu tenuto in palmo di mano dall'intero establishment italiano. Sarebbe curioso ritrovare oggi, anzi vi invito a farlo in una bella inchiesta, gli articoli di giornali di noti editorialisti, direttori dei principali quotidiani, Gomez lei a Barbaceto può chiedere a lui di ritirare fuori i suoi articoli, in cui veniva raccontato l'allora capo di MPS, Mussari, come il leader mondiale della banca di sinistra etica, il Monte dei Paschi come quello che aveva la forza di resistere alle porcherie di Unipol. Segnalo anche qui... E fu raccontata quell'operazione da tutti voi anche come una grande operazione di finanza etica. A qualche anno di distanza, diciamo, quella operazione lì si è rivelata il cancro che ha ucciso Monte dei Paschi di Siena. Gomez? Allora, sarebbe interessante, e finisco con la domanda. Io queste cose non le ho mai scritte. Che invece, e da Milano glielo può confermare, in quel periodo il Monte dei Paschi di Siena veniva elogiato proprio
proprio perché era contro all'attuale gruppo di dirigenza, all'allora gruppo di dirigenza. Ma infatti penso che Massimo D'Alema è contento di sentirla questa sera, perché vedo che è tornato D'Alemiano. Aveva ragione allora, no, però io su quelle cose sempre. E visto che stiamo facendo la storia, diciamo pure che il crack comincia quando il Monte dei Paschi acquisì una banca, si chiama Banca del Salento, nel 2001 per 2.500 miliardi di lire. E l'abbiamo detto, e poi c'è la vicenda Anton Bene, non l'avete detto. Però non andate subito in reazione di difesa corporativa, io me le faccio fare le domande difficili senza rispondere, fammela finire. Chiedo, e sarebbe divertente verificare, se i giornali, a cominciare dal Corriere della Sera, dei Palomieri in giù, che sostenevano quelle cose allora, se gli editori di quei giornali risultano nell'elenco dei debitori di Monte dei Paschi di Siena. Sarebbe una cosa giornalisticamente interessante da scoprire, ma sono certo che questa inchiesta non la farà nessuno. Sono d'accordo. Perché se vogliamo cercare... E noi al Fatto Quotidiano stiamo tentando di farla, perché con gli editori... Sì, però incrociatele anche con le dichiarazioni dei giornalisti di allora, perché in quella caccia ai colpevoli... Ma io mi ricordo che dell'operazione Banca del Salento ho scritto personalmente dicendo che era una vergogna, perché era una vergogna decisa politicamente. Anton Veneta non l'ha scritto. Cosa? Dell'acquisto di Anton Veneta non l'ha scritto. Oggi Monte dei Paschi Siena fallisce per Anton Veneta, per il modo in cui veniva gestito. Legga, non dico lei non me lo ricorda. Diceva l'Estato. Scusa solo un attimo, Marco, però io vorrei, va bene tutta la storia, però io vorrei semplicemente dire che nel gennaio del 2016 noi abbiamo sentito il nostro Presidente del Consiglio dire che bisognava investire sostanzialmente in Monte dei Paschi di Siena perché era un buon investimento, perché era una banca sicura. Lì c'è stato un errore di valutazione, era un'affermazione rivolta evidentemente anche alle grandi realtà internazionali che venivano in questo modo stimolati a entrare nel capitale di Monte dei Paschi per evitare un intervento dello Stato. È dovere delle istituzioni cercare di attrarre gli investimenti del nostro Paese. Tutta la storia che lei ha raccontato con molte cose condivisibili, però non fa che confermare una cosa, che il Monte dei Paschi di Siena è stato per decenni la banca di un partito. Beh, però no. Dei DS, del PDS e del PC prima. La fondazione, Mussa, chi l'ha eletto presidente della fondazione? Ma come lei ricorda? L'hanno eletto gli enti locali, comune, provincia e regione toscana, che sono controllati, dal mercato. Come lei si ricorda? C'è stato uno scontro di correnti interno ai DS, con un gruppo che sosteneva gli emiliani e un gruppo che sosteneva i toscani. A un certo punto Mussari finisce sotto inchiesta nel 2012-2013, Matteo Renzi addirittura va a chiudere la campagna elettorale delle primarie contro la ditta, contro Bersani e anche Orfini, a Siena, dicendo: ah, mi avete attaccato per Davide Serra, guardate la vostra finanza rossa cosa ha combinato. A quel punto uno si aspetta che Renzi, andato al potere, levi le mani del partito dal Monte dei Paschi. Perché ce l'ha messo, scusi. Ma assolutamente no! Assolutamente no! Assistito al ministro Padoan che caccia l'amministratore delegato con una telefonata. Hanno cacciato Viola per metterne un altro che sotto procedimento e ha una condanna della Banca d'Italia. È questo il segnale di rinnovamento. Mi sembra che c'è qualcuno in questo paese che ha fatto la riforma, ha provato a fare, in parte l'ha fatto, la riforma del sistema bancario, e questo governo. Quando è intervenuto, siccome ce n'ho una secca anch'io, se la vuoi fare, ma proprio secca di 5 secondi. Rispetto al pubblico e ai giovani, non pensa che sia stato un errore, a proposito lontanamente di banche, promuovere Marialena Boschi al governo di fatto con un posto più importante, quando in realtà lei è la faccia numero 2 del referendum? Sentiamo. Quale segnale di meritocrazia si dà all'elettorato giovane? Ma guardi, a parte che non ha un ruolo più importante, perché era, come lei ha spiegato, il ministro delle riforme nella legislatura che faceva le riforme, e evidentemente ha un ruolo molto meno importante in questa fase. Dopodiché noi avevamo proposto un altro schema politico, un governo diverso, non con la stessa maggioranza, ma che coinvolgesse le altre forze politiche e che andasse quindi errore in discontinuità. No. Nel momento in cui a quella domanda è stato tutti ci hanno risposto no, abbiamo fatto un governo in continuità col precedente, un governo in continuità lasci, come è stato, la stessa squadra, per non dover, visto che la legislatura è breve, ricominciare da capo su ogni dossier.